solcare i mari è reale. Navigare è virtuale. Suzuki è Smart Vai. Acquista il tuo motore fuoribordo Suzuki. Approfitta delle promozioni sul nuovo negozio online. Da quest'anno siamo diventati rivenditori Speedy e abbiamo scelto di portare qua in fiera la 585 Open e la 585 Workaround. Sono delle belle barche rifinite molto bene e con degli spazi ampi a bordo. Abbiamo tutta la gamma Speedy che va dalla 585 fino alla Ocean 80, che sarebbero 8 metri. E inoltre non poteva mancare il nostro gommone, che è il Gaglio 62.5, e l'abbiamo portato qui al Nautico Sud con due colorazioni, beige e black edition, con due motorizzazioni diverse, appunto per fare vedere ai clienti che può andare sia il 40 che il 115. Inoltre abbiamo già riscontrato che il nostro gommone ha ricevuto successo per la qualità delle rifiniture e dell'accessoristica. Un gommone che con il 40 cavalli raggiunge una velocità di 26 nodi e con il 150 si raggiungono prestazioni elevate. Quest'anno Deck Tent, oltre ai tendalini gonfiabili che già abbiamo presentato l'anno scorso a Nautic Sud, ci ha presentato una nuova novità, che è la scaletta di risalita per cani. Questa scaletta praticamente è fatta in modo che il cane possa salire agevolmente sulla nostra imbarcazione. Da questo lato si sale e questo qua si appoggia al lato della barca gommone che sia, in modo tale che il cane è facilitato nella salita. Altra novità di questo salone nautico, abbiamo portato il motore elettrico di prua, che praticamente fa funzione di ancoraggio e di movimento con il telecomando che abbiamo in dotazione. E il punto di forza di questo motore, che ha riscontrato molto successo, è il prezzo inferiore rispetto agli altri competitor. Poi abbiamo tutta l'accessoristica generale, frigoriferi, cucine, impianto Hertz, di tutto. Devono solo acquistare e venire a trovarci. No, perché effettivamente io vedevo che avete veramente una campionatura incredibile, perché anche nei frigo, nelle cucine, non è che avete una cucina, avete cucine che possono essere adattate, come in questo caso, un po' a tutti i mezzi, agli spazi che abbiamo. Quindi se abbiamo più spazio possiamo andare su qualcosa di più importante, avete quello piccolino, avete veramente un catalogo ricchissimo, no? Che permette di trovare più o meno quello che potrebbe possono essere. Trovare tutto, Qua le donne invece hanno l'imbarazzo della scelta, perché qua avete, diciamo, tutto quello che fa anche un po' il prestigio a bordo di quello che sono, tutto quello che noi teniamo per poter apparecchiare una tavola. Ed eccoci con Giovanni, che noi ringraziamo per averci presentato intanto queste novità che loro hanno inserito nel catalogo di Nautica Gaglione. Nautica Gaglione è tanto altro, una parte lo vediamo da quello spazio che hanno allestito qua a Nautic Sud, sono tanti gli accessori che offrite, quindi impossibile presentarveli uno per uno. Però intanto sul sito trovano tutto, sì, no? Quindi lì trovano tutto, quello che vediamo e quello che non vediamo qua. Sul sito c'è tutto, no? Partendo dall'accessoristica dei carrelli fino all'accessorio delle barche, gommoni, prodotti di pulizia, tutto. Ecco, loro offrono anche un servizio importante, che è quello della consulenza. Voi potete chiamare il negozio se non siete qua vicini, perché ricordiamo il negozio rimane a Terzigno. Ecco, per tutti coloro che non sono vicini c'è una consulenza telefonica che vi accompagna nel valutare e nello scegliere quelli che sono gli accessori, anche per essere adattati alla vostra imbarcazione. Quindi loro sono davvero uno staff di persone disponibilissime, chiamando vi aiutano a capire anzitutto quale può essere, ad indirizzarvi sui prodotti che devono acquistare, ovviamente, no, e poi vi tengono informati, ovviamente vi consigliano su quello che potrebbe essere magari la varietà di accessori che potete scegliere per rendere la vostra barca ancora più bella, ancora più, come avete visto, il Gaglio 62.5 è proprio l'espressione di come si può vestire un gommone cambiandoli completamente faccia. Basta mettere mano a tutti questi accessori e si comincia a fare qualcosa di unico e di esclusivo. Quindi questo può essere fatto ovviamente ognuno sul suo gommone o la sua barca. Ma questa è la Nautica Gaglione. Vi aspettiamo a Terzigno oppure ci potete visitare il sito. Ciao a tutti. Ciao.
Made in Italy with passion and elegance. But elegance is not enough. Scanner Marine, special boat for special people. E sempre dalla 50ª edizione del Nautic Sud siamo in uno stand che a noi è molto caro, perché quest'anno abbiamo avuto modo di provare le sue doti marine. Siamo a Domare, questo è il D70, con me c'è proprio Donato. Io pochi mesi fa, eravamo qua prima di Natale, abbiamo avuto modo di uscire a provarlo, questo D70 con il 40 cavalli. Un gommone che dà tanta soddisfazione anche a chi non ha la patente nautica. Chiaramente poi per chi ha la patente si può salire fino, mi pare, a 115? 175. 175? Sì. Quindi insomma lì ci si diverte davvero. Sì, da 115 dopo i 40, da 115, 150 al massimo di 175. E questo per chi ha la patente. Ma io mi volevo soffermare su quello che magari abbiamo visto meno nella prova, perché la prova è stata fantastica, prestazioni veramente importanti con un 40, e sentirlo anche poi come lo si può governare ti dà proprio la sensazione di una carena che insomma è nata per stare in mare. Ma prima di parlare di prestazioni, beh, intanto ecco, qua siamo a Nautic Sud, tanta gente è venuta a apprezzare quello che invece è proprio un layout che sì, in un gommone che ancora lo consideriamo per tutti come dimensioni e come prezzo offre davvero tanto. Tantissimo, tantissimo, offre tantissimo. Abbiamo cercato di sfruttare al massimo tutti gli spazi per rendere una giornata di mare quanto più confortevole possibile, con tutte quelle che sono le caratteristiche: ghiacciera, fornello, un piccolo lavabo, un tagliere. Che davvero tutto. In quanti metri siamo qua? Parliamo di? Fuori tutto 7,35 per 2,50. Un gommone che in così poco spazio offre davvero tanta abitabilità. Avete visto? Poi io ho notato molta cura nel design, cioè anche questa spalliera che viene lavorata proprio per dargli delle forme, ecco, perché io dico sempre che la funzionalità può essere fatta anche con una spalliera piatta, però l'occhio vuole la sua parte e le donne apprezzano molto quello che è un design particolare. Sì, perché questa spalliera, anziché che ha una forma unica, è anche abbattibile e anche removibile. Quindi, torniamo alla funzionalità, sì, però sì, funzionalità con design e con, diciamo, tra virgolette unico, perché stiamo parlando sempre di un prodotto artigianale. Volevo farvi notare anche
quello che è il roll bar, un roll bar importante sia come dimensione dei tubi col quale è stato realizzato, un roll bar che esteticamente è molto bello ma che è anche molto solido, non ha quella... Non ci sono quelle vibrazioni, quei rumori che ci sono durante una navigazione, che è giusto che sia, perché parliamo di un mezzo in movimento, quindi essendo una struttura così importante e grossa, però nello stesso tempo è molto stabile. Ecco, stabilità. Allora parliamo un attimo di quello che noi abbiamo provato. Ecco, sensazioni che dicevamo prima, sentirlo sempre nelle nostre mani, ecco, queste sono cose che vengono dalla carena, un'opera viva che avete studiato proprio per un gommone di questa dimensione. Queste dimensioni qui, ecco, questo tipo di portata di potenza, anche con una potenza, come dicevamo prima, superiore, omologato per 9 persone. 175 qua vogliamo. Sì, parliamo già da un 115, parliamo sui 40-42 miglio. Quindi... Andiamo sulla massima motorizzazione, sfioriamo sicuramente 50 nodi e probabilmente li passiamo anche. 150 siamo sui 46-47. Per chi ama anche poi la prestazione vera, quindi poter essere sportivi e correre, lo prevede, la carena è stata pensata anche ovviamente per quelle motorizzazioni, ma quello che è più difficile è far sì che con un piccolo 40 senza patente riesca a dare quello che noi abbiamo vissuto in prima persona, cioè poter navigare con una bella andatura di crociera e sentire che anche di fronte a un'onda, magari con un mare un po' formato, il mezzo ce la fa. 2200 giri già era implanata sulle prove che abbiamo fatto al navigare. E in più, merito dell'Opera Viva. Che opera dell'Opera Viva. E in più ti voglio dire un'altra cosa: essendo avendo una struttura così forte e così imponente, stiamo sui 24-25 miglia, ma con quell'altra struttura di un roll bar più leggero, possiamo arrivare anche alla punta di 26-27 miglia. Anche se io rimarrei su questa versione, perché questo è un mezzo che dura nel tempo, senti che ha la robustezza, la solidità. Insomma, per mare sappiamo che poi le sollecitazioni ci sono, quindi io rimarrei con questa configurazione. Poi per chi vuole, magari perché lo utilizza in ambienti dove è meno soggetto a il mare che c'è qua nel Golfo di Napoli, allora si possono fare. Parliamo di un battello completamente personalizzabile, che ci sono una miriade di allestimenti che si possono fare, una miriade di colori da scegliere, tessuti, quindi uno ci si può divertire. Non ce ne sarà mai uno uguale a un altro, perché sono tutti completamente personalizzabili in base alle esigenze del cliente. Questo è molto bello perché potete vestirlo su di voi e quindi scegliere quelli che sono gli abbinamenti cromatici anche nella tapezzeria, piuttosto che nel tubolare, il tessuto del tubolare, ma anche nella grafica col quale loro giocano molto. Abbiamo visto questo cuore, questa carta che richiama un po' il gioco del poker. Questo è proprio fatto un allestimento in base alle esigenze del cliente, una richiesta specifica. È un pokerista, è un campione del poker. Sì, evidentemente sì, l'ha riportato dappertutto, sulla tappezzeria, vicino al Gercot, sul roll bar, quindi evidentemente è un amante del gioco. E ha voluto giocare, perché questo alla fine per noi è lo svago, giocare, andare per mare vuol dire divertirsi, ma anche avere quella serenità di sapere che siamo su un mezzo che ci dà anche un po' di sicurezza, che penso sia un elemento chiave. La sicurezza va sempre accoppiato con il divertimento, perché uno bisogna divertirsi, ma deve stare anche sicuro, perché non è fatto solo, è un mezzo che può portare anche giustamente bambini, famiglie, quindi la sicurezza rientra sempre nella parola specifica, come si vuol dire, nella prima necessità di una persona. Deve essere la sicurezza, è la base di tutto. E poi sta arrivando qualcosa di più grande, ovviamente non si ferma qua, il cantiere Domare come cantiere, come brand è giovane, come esperienza loro ne hanno tantissima, negli anni precedenti hanno sempre allestito e sempre messo le mani su imbarcazioni, quindi insomma un'esperienza che viene dalla famiglia. E sta arrivando il D8.5? Sì, il D8.5, che parliamo di un mezzo fuori tutto di 8,70 m per 3,20 m di larghezza, e in più abbiamo messo il bagnetto e i soliti optional personalizzabili che usiamo sia per questo qui, li abbiamo riportati anche sul grosso, ovviamente in dimensioni maggiori. Beh, soprattutto quando si parla di queste dimensioni, dai 5 agli 8, 9 metri, beh, un metro in più lo si sente. Si sente, perché parliamo di un battello che motorizzabile mono e doppio motore, quindi abbiamo dato l'opzione di mettere sia un motore più grosso da 300 o addirittura 250, 275 in base alle esigenze dell'armatore, come cerca, come per meglio per lui la navigazione, come crea, vuole crearsi il suo battello.
quando lo potremo vedere in acqua? Questo qui penso che per gli inizi di fine agosto, inizio settembre, il primo. Allora, noi saremo presenti, appena ci chiama Donato, appena lo varano, noi cercheremo di essere qua a Napoli per provarlo in anteprima e dirvi cosa regala anche l'8.5 in acqua. Ovviamente poi lo presenteranno nelle fiere internazionali. Sì, a Bologna. Bologna sarà la prima tappa che faremo e sarà presente anche il gommone. E navigare come ovvio, come sempre. E qualche altra novità che siamo sempre in cantiere. 7.5. Su questo qua punto 0. 7.0. 0, non 7.5. No, ho sbagliato io, 7.0. 7.0, ci sono dei lifting che abbiamo fatto e delle nuove accorgimenti che abbiamo apportato sempre per renderlo ancora più piacevole. Allora, non mancate di seguirci, anzitutto su Non Solo Mare, perché vi racconteremo quello che appunto arriverà in acqua all'8.5. Io mi auguro che sia già per quest'estate, insomma in agosto, poter fare una bella giornata di mare a bordo di un mezzo che vi racconteremo come si comporterà, e poi gli appuntamenti saranno quelli classici, appunto su Napoli ci sarà Navigare, non mancate, lì avrete modo anche voi di salire a bordo della novità. Ma io vi consiglio di avvicinarvi con molta fiducia al 7.0, perché io l'ho provato ed è, per essere 7 metri con un 40 cavalli non è facile per andare bene un 7 metri, perché fino a 6 metri ne abbiamo visti, ma quando si superano i 6 metri lì veramente sono degli equilibri particolari su quello che è il peso, la distribuzione dei pesi, perché altrimenti un 7 metri con 40 ce la fa. No, assolutamente, quindi è tutto uno studio che è stato fatto per questo tipo di gommone, per questo tipo di motore che dà questo tipo di esigenza, quindi è tutto un'opera, diciamo un'opera chiusa che funziona come si è stabilito di farla funzionare. E noi facciamo i complimenti a Donato, ovviamente aspettiamo che ci chiami per quando sarà in acqua l'8.5. Francesco, sicuramente. Ciao Donato. Ciao Francesco, arrivederci a tutti. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't need shit that I... SPX, the new generation rib.
50ª edizione del Nautic Sud e siamo in casa Camiot, con me c'è Luciano, dove loro hanno da poco, da un annetto che sono sul mercato. Noi li abbiamo incontrati all'ultima edizione del Navigare, ma prima ancora eravamo al Salerno Boat Show, dove abbiamo avuto modo di avvicinarci a questi mezzi che sono veramente particolari. Questo è un 640 con delle linee molto accattivanti per quello che è la lavorazione a vetroresina, quindi linee innovative proiettate anche in quello che potrebbe essere una coppia di giovani che si avvicinano al mondo della nautica, perché questo è un giocattolino di 6,40 m, là c'è un 8,50 m più impegnativo. Però partiamo da questo, che con un 40 cavalli già dà soddisfazione e abbiamo visto che ha degli spazi interessanti. Innanzitutto buonasera a tutti, buonasera a te Francesco, grazie per questa intervista. Siamo da poco sul mercato, da quasi un anno, però abbiamo due battelli che ci stanno dando molta soddisfazione. Ecco, tutto nasce da quella grande passione per il mare che Aldo ha da quando era bambino, e so che lui sognava, no, di poter fare qualcosa di suo, proprio per come lui interpretava il gommone, anche se poi ne ha avuti tanti che non erano costruiti da lui, perché c'è stata una crescita. Sì, infatti come possiamo notare ci sono delle linee particolari e un gommone fatto da molta esperienza, un'esperienza nautica trentennale, possiamo dire. E infatti volevo soprattutto dire che questi gommoni sono stati fatti diciamo a mano, con il pensiero, e non sviluppati con i soliti computer e con modellato sì, sì. Quindi mano a mano che lo vedeva il prototipo, diciamo, quando stava facendo il modello, veramente come fa Mastro Geppetto, sì, quando faceva Pinocchio, quindi colpetto a colpetto, sì, dava le forme al legno. Sì, 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 sì. Infatti diciamo la famiglia Cammarota, perché dal papà che... qui nasce poi Camiot. Camiot. Quindi, ripeto, è stato fatto non con le solite attrezzature informatiche di oggigiorno, ma veramente non è stato fatto dall'intelligenza artificiale. No, questo no, questo possiamo dirlo, è stato fatto veramente sulla base delle mani e del pensiero, e ogni giorno si costruiva un pezzo. Ecco, questo che noi siamo in questo momento del 640 sul quale ci troviamo, beh, prendisole importante qua sullo, sì, specchio di poppa, che per un 640 è un bel prendisole, sì, perché è veramente a tutto baglio. Poi mi diceva che c'è anche la possibilità, ovviamente ci sarà lo schienale ribaltabile per quando vogliamo navigare con i passeggeri a fianco a chi guida, no? Poi quando uno si ferma per passare la giornata a mare c'è la possibilità di ribaltare e diventa poi tutto un prendisole. C'è anche la possibilità, come puoi vedere tu, di avere anche su un 6,40 m un bagno, un WC chimico. Cioè, sì, all'interno della console c'è quello spazio che... E c'è la possibilità di mettere il WC. Penso che su un 6,40 m è un po' difficile vederlo oggigiorno. E soprattutto lì poi è una zona dove possiamo tenere a portata di mano tutti quei borsoni che portiamo a bordo, perché basta veramente sollevare il portellone e abbiamo tutto a portata di mano. Sicuramente, tutto asciutto e tutto al sicuro soprattutto. Perché a volte su queste misure gli spazi dove stivare tutto quello che abbiamo sono sempre pochi, perché se 6,40 m non abbiamo, quindi quello è uno spazio importante, sì, che può essere utile anche proprio per tenere i nostri borsoni a portata di mano, oltre che avere un bici. Sì, sicuramente. Sicuramente. E parlavamo di prestazioni, qua c'è un 40 Pro di casa Mercury, un mezzo di 6,40 m che riesce a dare soddisfazione con un 40 senza patente, già questo dice lunga su quello che è stato il lavoro anche sull'opera viva. Sì, sicuramente, noi abbiamo messo un Mercury Pro da 40 per, in poche parole, per far avvicinare chi ad oggi non è nel mondo nella nautica a una serie di un gommone accessibile. Perché chiaramente chi poi ha la patente nautica, insomma, volendo qua possiamo arrivare fino a un 150. E lì cominciamo a avere prestazioni importanti. Sicuramente, anche se diciamo che anche con un 40 cavalli
ci ha dato molte soddisfazioni. Anche perché poi normalmente, ecco, quando siamo a bordo con famiglie, amici, amiche, chiaramente è così, si viaggia con la classica velocità di crociera, non so, quei 25 nodi che ci permettono poi di raggiungere quello che può essere la nostra meta finale, una bella caletta su Ischia, e da quel momento ci godiamo poi tutto quello che è il layout del gommone. Quindi la velocità massima lascia il tempo che trova, è un momento di divertimento. È un momento di divertimento sicuramente, pure noi per andare a Salerno l'abbiamo portato, però lascia il tempo che corre, proprio per chi vuole fare quelle giornate giusto per, ma invece per la famiglia siamo sui 24-25 nodi, quindi di crociera, quindi siamo 6,40 metri, quindi 40. Poi per chi invece vuole un po' più di spazio, là c'è un prototipo, un 8,5 che è un 8,5 metri, lì cominciamo a avere spazi importanti. Là sicuramente, là abbiamo la doppia dinette, lavello, piano cottura, là è, diciamo che il top, diciamo che per adesso è il top della gamma. E so che poi non si fermerà qua, c'è già in cantiere il progetto di un 11 metri. L'11 metri, sì, lo stiamo sviluppando sempre senza intelligenza artificiale, quindi pian piano faremo anche l'11 metri. Ecco, è bello perché ci sono ancora coloro che credono molto in quello che è il colpo d'occhio, quindi la lavorazione del creare un modello nuovo viene fatta guardando mano a mano che si danno le forme, se queste forme si sposano e sono armoniche tra di loro. Sì. E questo fa parte di quella cultura che viene da lontano, che non è il computer, non è l'intelligenza artificiale, ma siamo noi, è il gusto creativo. Il gusto creativo, sì. Ripeto, esperienza nautica del settore. E quindi poi pian piano escono le cose. Speriamo di farle nel modo giusto e soprattutto che abbiamo un riscontro per la gente, anche se, ripeto... Ecco, come sta andando qua questi primi 4 giorni di Nautic Suit? Bene, bene, non voglio dire benissimo, però bene. Ci stiamo confrontando con la gente, alla gente piace. Immagino che questo poi sia proprio un gioiellino, perché là, ecco, 8,5 metri cominciamo ad avere la possibilità anche di allestire spazi, perché ci sono gli spazi, sono 8,5 metri, ma sulle misure piccole, 6 metri, 6,5 metri, è più difficile dare la funzionalità a tutti gli spazi, perché gli spazi sono sempre meno, sì. più scendiamo di dimensione e più diventa un esercizio difficile quello di... No, qua però... abbiamo veramente uno spazio che... Questo prendistore lo troviamo su mezzi già di 7,5 metri. Sì, ripeto, ci siamo, con questo battello ci difendiamo e soprattutto stiamo cercando di dare un, come posso dire, un po' di innovazione. Un po' di innovazione alla categoria dei 6 metri, 6,5 metri. E io sono contento perché dico sempre che per fortuna c'è ancora qualcuno che crede nell'avvicinamento delle persone alla nautica, perché questi sono i mezzi col quale quasi tutti abbiamo iniziato. Si inizia con dal 5 al 6,5 metri, sono le misure, no, più o meno nel quale ci si confronta per la prima volta col mare. Meno male che qualcuno, ecco, investe il suo tempo e ancora, ecco, si dedica non soltanto nel farlo, ma nel farlo con il gusto di fare qualcosa di bello. Sì. Qua, ecco, avete fatto un 6,40 come se stesse facendo un 11 metri. Sì, questo è vero perché è pensato e proprio alla comodità sia per il ragazzo, sia per la famiglia, sia per tutto, in poche parole. Per far sì che la gente, quando compra un prodotto Camma Yacht, sa che è polifunzionale a tutto. Anche quindi... perché poi la cosa bella è che qua a questo si avvicinano dalla coppietta che possono avere 25 anni fino ad arrivare anche a quello che magari è già in pensione e ama e trova in questa misura quello che... Non è una cosa molto eccessiva, non è una cosa è gestibile. Piccola, però una cosa, diciamo, una in mezzo fra il troppo, piccolo e il grande. Troppo, e quindi sì, stiamo avendo infatti su questo un ottimo riscontro. E allora, tanto i miei complimenti a loro che hanno creduto nel voler fare qualcosa di nuovo, e sono una giovane azienda che sta dando, ecco, quello che è un'immagine diversa di quello che la nautica ha preso un po' troppo, è andata salendo troppo con le dimensioni, sempre con questi gommoni maxi tender, maxi gommoni, e là si sono esercitati a confrontarsi su tutto quello che potevano essere forme strane, ma pochi si stavano dedicando ancora a queste dimensioni. Voi vi siete
concentrati su questo 6.40, poi c'è l'8.50, sicuramente arriverà anche l'11, sì. Però questo sicuramente darà tanta soddisfazione. E ci crediamo come crediamo nell'8.50, ci crediamo tanto. Complimenti per quello che state facendo, bravi ragazzi. Grazie mille. Solcare i mari è reale. Navigare è virtuale. Suzuki è Smart Vai. Acquista il tuo motore fuoribordo Suzuki. Approfitta delle promozioni sul nuovo negozio online. Suzuki.